la confermazione rinvigorisce e sigilla la vita già iniziata nel battesimo. I passi di Atti 8:18 e Giacomo 6 parlano di un'imposizione delle mani effettuata dagli apostoli dopo e sulla base del battesimo, e precisamente come segno di un particolare conferimento dello Spirito Santo come sigillo della incorporazione del battezzato in nome di Cristo, il Figlio di Dio. Secondo punto, l'origine della confermazione. Gesù è l'unto di Spirito Santo, cioè il Cristo, il Messia, qual Figlio di Dio. Lo Spirito Santo unisce la sua natura umana con la natura divina del Figlio Eterno del Padre. In virtù dello Spirito, egli è il mediatore del Regno di Dio. I fedeli sono chiamati cristiani dal nome di Cristo Gesù. Essi sono gli unti e gli sigillati dallo Spirito di Dio, del Padre e del Figlio, segnati con un marchio spirituale Spragis. Come nel caso del battesimo, il congiunto spirituale si traduce nel rito del lavacro con acqua accompagnato dalla parola e preso corpo nella frase della chiesa post-pasquale, così anche i termini che servivano a illustrare l'unzione, crismazione, rinvigorimento, sigillatura, segnatura, possono aver indotto a esprimere il loro contenuto anche in una forma rituale. Il battesimo in senso stretto è accompagnato già fin dai primi tempi, da riti anche post-battesimali, che significavano e sviluppavano ulteriormente l'attività dello Spirito Santo, particolare dell'imposizione delle mani, dell'unzione e della sigillatura. Il testo fondamentale che documenta l'autonomia di una confermazione e l'imposizione delle mani da una recezione particolare dello Spirito Santo è quello che noi troviamo fornito da Luca negli Atti degli Apostoli, capitolo 8. Gli Apostoli che erano di un collegamento tra il battesimo dell'acqua e l'imposizione delle mani non va considerata come una notizia storica proveniente dai primi anni di vita della comunità, ma anche di Gerusalemme, rimane però il fatto che Luca testimonia l'esistenza di una connotazione e determinazione pneumatica specifica dell'esistenza. Ora nel suo Vangelo e negli Atti degli Apostoli una pronunciata teologia dello Spirito allo scopo di mettere in risalto la presenza della mistica pneumatica di Dio e Gesù il Cristo giunto dello Spirito Santo. E nel mentre frappone intervallo si manda torni tra l'evento della Pasqua e l'invio escatologico definitivo universale dello Spirito a Pentecoste crea il presupposto per attrarre iniziazioni in due riti.
dettagliata descrizione del rito la troviamo solo alla fine del secolo II, all'inizio del secolo III, in Ippolito e Tertulliano. Ippolito di Roma rappresenta la tradizione liturgica teologica di Roma, il centro della Chiesa, anche di Alessandria, i due più importanti prime città, anche fondazione di Marco e Alessandria, ma la tradizione petrina, l'unica tradizione petrina di Roma e Alessandria. Mentre in alcuni territori della Chiesa, sia di Palestina, si conoscevano forse solo alcune unzioni post-battesimali che costituivano tuttavia l'unità indissolubile di acqua e mediavano l'unico dono di Dio, il suo perdono. Ippolito conosce, oltre ad alcune unzioni post-battesimali, abbiamo finché oggi, facendo direttamente parte del battesimo, anche un rito specifico compiuto esclusivamente dal vescovo e consistente nell'imposizione delle mani, nell'unzione del capo e della segnatura. L'unzione e l'unzione possono essere effettuate insieme dal presbitero e dal vescovo nel corso della celebrazione dell'incenso. Al momento dell'imposizione delle mani, il vescovo prega: Signore, che lì resi degni di meritare la remissione dei peccati e rendili ora degni di essere riempiti di Spirito Santo. Infondi in essi la grazia affinché ti servano secondo la tua volontà, missione della Chiesa, poiché a te è gloria al Padre e al Figlio con lo Spirito Santo nella Santa Chiesa, ora e nei secoli dei secoli. Tertulliano, Chiesa del Nord Africa, tramanda questa sequenza: lavoro con acqua, l'unzione con crisma, in corrispondenza all'unzione di Gesù a Cristo e il suo sacerdote, quindi l'imposizione dei mani. In alcune chiese la sequenza degli elementi rituali menzionati è diversa, e sempre i tre elementi compaiono insieme. Qui non possiamo trarre una data differenziata nella storia della liturgia. Importante per la problematica pratica, per la fede, è il fatto che viene generalmente testimoniata l'esistenza di un segno visibile mediante cui è comunicata una grazia che può essere distinta della grazia battesimale. Sintum efficax, la definizione del sacramento, in contrasto del protestantesimo, dicono solo un rito spirituale che conforta un po' la nostra fede, ma noi parliamo del sintum efficax, sintum che realizza ciò che significa. La questione della grazia specifica della Tertulliano, il primo importante scrittore in lingua latina del secolo III, pone il lavaggio con acqua in rapporto con la remissione dei peccati e fonda la relazione con il Padre, Figlio e Spirito Santo. Con l'imposizione delle mani viene invocata la forza dello Spirito Santo. Tuttavia l'effetto dell'iniziazione è uno: il dono del Dio Trino, vale vita eterna per lui. San Cipriano distingue nell'iniziazione tre diversi sacramenta: baptismus aquae, baptisma spirituale, soi confirmatio, la terminologia concreta, baptismus, confirmazione e il sacramento dell'Eucaristia. San Cirillo di Gerusalemme distingue anche ritualmente e teologicamente in modo assolutamente chiaro la confermazione dal battesimo. Come dopo il battesimo nel Giordano
importante. Dopo che nel battesimo siamo diventati questi amici di Dio, riceviamo come Lui l'olio spirituale e la gioia dello Spirito Santo. La gioia non solo nel momento psicologico e noi, ma anche nel momento teologico, la partecipazione nella gioia della vita di Dio per Dio. Nella presenza salvifica e scatologica definitiva di l'olio consacrato viene adoperato per pungere la fronte e tutti i sensi e un mezzo della grazia di Cristo per ricevere lo Spirito. Come Cristo resistette nel deserto la vita alle tentazioni del diavolo, così il confermato con lo Spirito è equipaggiato con armi spirituali per lottare contro i nemici di Dio, è equipaggiato con la verità, la giustizia, la fede, la salvezza e la parola di Dio. Era Ucraina, Putin si presenta come cristiano, battezzato, crismato, non con le armi di distruggere la vita, ma con queste armi spirituali, no? Per evitare gli uomini, le persone e la comunità vivere insieme. Sant'Ambrogio vede il battesimo di acqua all'inizio della sigillatura conclusiva dello Spirito, il compimento dell'iniziazione, dell'incorporazione in Cristo. Lo Spirito viene infuso con i suoi sette doni, Dio Padre ti ha sigillato, Cristo Signore ti ha rinvigorito e perfezionato e ha immesso nel tuo cuore il pendio dello Spirito. Questo dono dello Spirito purifica il ricettore e lo abilita a partecipare alla vita sacramentale, sacerdotale e profetica della Chiesa. Sant'Agostino conosce oltre ad alcune unzioni direttamente collegate con il battesimo, anche con l'imposizione delle mani, una segnatura della fronte specifica del vescovo che comunicano il dono dello Spirito Santo e completano il battesimo. Infatti solo chi ha ricevuto l'imposizione delle mani possiede in misura piena, la pienezza del pieno lo Spirito Santo e quindi la remissione dei peccati della colpa originale. E li possiede la vita eterna, non viene dopo la morte, ma già viviamo nella vita eterna, nella vita divina. Il dono della carità, la comunione con Cristo e la partecipazione al ministero sacerdotale, regale e profetico di Cristo nella sua Chiesa. Fare passo a San Tommaso d'Aquino, che abbiamo qui in questa teologia nel Medioevo, quasi assuma tutti questi sviluppi nella formazione della teologia sacramentale. San Tommaso anche motiva antropologicamente la molteplicità dei sette sacramenti. La vita umana ha inizio con la nascita, questo è la natura umana, poi cresce, aumenta l'adolescenza fino allo stato della maturità, la perfetta età. Analogicamente allo sviluppo e all'aumento della vita umana, la fase naturale viene la grazia, ci vuole perciò un sacramento distinto del battesimo vale a dire la confermazione. L'effetto speciale della confermazione consiste nel far crescere e nel rinvigorire la vita spirituale dello Spirito Santo iniziata nel battesimo. Data la funzione specifica del battesimo e della confermazione,
grazia per cooperare con Dio. Questa è la dignità umana, non solo del suo creato, ma di avere questa grande possibilità di cooperare con Dio nel regno di Dio, ma anche nella società nella quale stiamo vivendo, nella famiglia, nella città nella quale viviamo, nello Stato, anche nella, famiglia dei popoli del mondo. Noi chiaramente tutti gli uomini fanno parte della famiglia di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Il carattere della confermazione gli dà anche il potere di lottare contro i nemici della fede e lo abilita a partecipare al ministero salvifico ecclesiale. I nemici della Chiesa sono dei del male, no? Queste tentazioni, questo sono gli nemici. Anche se tutti i sacramenti sono necessari per la salvezza, esistono tuttavia delle differenze tra di essi sotto questo aspetto. Cristo ha istituito sacramenti che sono assolutamente necessari per la comunicazione della salvezza, come ad esempio il battesimo. Esistono altri sacramenti che sono amministrati per perfezionare la salvezza, e di questa fa parte la confermazione. Essa conferisce la grazia della giustificazione e della santificazione dal punto di vista di rinvigorimento spirituale per il raggiungimento della piena età di Cristo. Secondo San Tommaso, Cristo non istituì in modo esplicito il sacramento della confermazione, dopo i protestanti hanno discusso dove è il luogo dove Cristo ha istituito il sacramento, ma i sacramenti sono istituiti in tutta l'azione di Gesù Cristo, hanno avuto il suo profilo tramite della storia della rivelazione. Siamo in Pentecoste, dove tutti hanno ricevuto una chiesa primitiva, lo Spirito Santo, e questa è anche la base della mediazione sacramentale della vita dei cristiani. Allora, l'ultimo punto, la sintesi, questo sacramento, la confermazione è un sacramento perché unita al battesimo fin dall'inizio inserisce efficacemente nel spirito mistero di Cristo e della Chiesa e precisamente come segno efficace del rinvigorimento e della sigilla pura con lo Spirito Santo mediante questi riti visibili l'imposizione delle mani e l'unzione. Poiché Dio trasmette all'uomo l'unico dono della sua autocomunicazione, la rivelazione in un modo plurale e a lui adeguato, è cosa conveniente e cosa all'origine e all'inizio della fede cristiana nel battesimo seguono una crescita e uno sviluppo della confermazione. Ma la doppia forma sacramentale dell'iniziazione non risulta conveniente solo antropologicamente, a motivo delle diverse fasi della vita spirituale, e sia anche una conseguenza della distinzione delle due processioni intratrinitarie in Dio e della loro manifestazione nella missione esterna del Figlio e dello Spirito Santo. San Paolo dice nella lettera ai Efesini: benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli di Cristo, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, in Lui anche
sigillo dello Spirito Santo era stato promesso, il quale è caparra della vostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato all'ora della sua gloria. Queste due missioni hanno la loro origine nella processione intraditaria delle persone divine. Chiariamo brevemente questo fatto a proposito dello Spirito. Se lo Spirito di Dio in cui noi partecipiamo alla vita di Dio e l'amore tra Padre e Figlio fosse soltanto un'energia apersonale che romana da Dio, Dio potrebbe sì accogliere creature personali, ma queste non potrebbero mai accogliere Dio stesso nella loro libertà, perché Dio non potrebbe essere l'elemento più intimo della loro autoattuazione e autotrascendenza personale verso di Lui. Nel mentre invece gli uomini sono fatti in Gesù Cristo figli di Dio, Dio invia lo Spirito del proprio Figlio nel loro cuore, la intimissima intimità dell'uomo, lo Spirito che grida Abba Padre. Noi parliamo Dio Padre, Padre nostro, questo non è una metafora, qualsiasi metafora poetica, ma è un fondamento della realtà di Dio. E la specificità del cristianesimo. Le due missioni sono tra loro inseparabili, ma devono anche essere distinte. Con la missione del Figlio, il Padre realizza la salvezza nella storia. Con la missione dello Spirito realizza la presenza permanente del Vangelo, del Regno di Dio e di Cristo nella sua Chiesa. Nello Spirito Santo Dio infonde il suo cuore nel cuore degli uomini e opera così la giustificazione in virtù della fede e la pace con Lui mediante Cristo Gesù. Al fatto che il Figlio di Dio è diventato uomo in Gesù deriva un cristocentrismo della mediazione della grazia. A ciò corrisponde il battesimo, che stabilisce il rapporto fondamentale del ricettore con l'evento di Cristo. Inclusivamente in esso è dato anche lo Spirito di Dio, dal momento che senza lo Spirito non è possibile parlare di Gesù come del Cristo, Cristo è l'unto dello Spirito Santo. Noi però non accogliamo autocomunicazione di Dio, del suo amore, come verità e vita soltanto con un'accettazione passiva. Quando qui Dio agisce, la dignità umana è rispondere. A essa rispondiamo anche in virtù dello Spirito Santo donato con la nostra volontà liberata, libertà, volontà liberata, essere libera per offrire a Dio se stessi in Cristo. E a questo corrisponde la confermazione, la ricezione dello Spirito alla abilitazione a rispondere. Lo Spirito suggella la nostra fede in Dio e nel Regno